La Sicilia è terra di grandi risorse economiche, ricca di un patrimonio artistico unico, di importanti poli commerciali e di un raro fervore culturale, ma lo sappiamo bene, vede la presenza di fenomeni di criminalità organizzata che danneggiano e condizionano molti aspetti della convivenza civile e le stesse capacità di sviluppo economico e sociale di questa terra. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in visita al comando della Legione Carabinieri Sicilia, accompagnato dal generale di corpo d'armata Teo Luzzi, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. Voglio ricordare tra le tante, tantissime attività antimafia svolte dall'Arma qui in Sicilia, ha aggiunto, la recente operazione condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Palermo in sinergia con la DIA, che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 85 indagati ritenuti responsabili di una lunga serie di reati, tra i quali associazione mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione e corruzione. Oggi, come sappiamo bene, al contrasto alle organizzazioni criminali si unisce quella a un nemico altrettanto insidioso e subdolo, il Covid-19, che negli ultimi mesi ha indebolito sensibilmente il tessuto sociale e l'economia legale di questa meravigliosa terra. Anche in questo inedito contesto, l'Arma dei Carabinieri, insieme con le altre forze di polizia, ha saputo assicurare una risposta concreta e aderente alle esigenze della popolazione, mantenendo aperte tutte le proprie stazioni e continuando a garantire senza soluzione di continuità il suo peculiare servizio di controllo del territorio, ordine pubblico e rassicurazione sociale. Il ministro Guerini ha anche deposto un omaggio floreale al monumento in memoria della strage di Capaci.